Finalmente sono qua con Massimo che vedo la maglietta Forza Lecce, piacere, io sono Mario. Buon 25 dicembre! Buon Natale! Buon Natale! Dove andiamo? Andiamo a Sanur. Andiamo a mangiare da Massimo e vi portiamo con noi. E questo? Questo con la freccia. Ecco il nostro Gojek, eccolo qua! Si parte! Direzione Sanur. Ci ha caricati giusto in tempo, eh? Madonna, veramente. Inizia il diluvio. Meno male che noi andiamo dritti al ristorante. Io vorrei continuare a non dire niente a riguardo rispetto a questi giorni di pioggia. Oh, è un po' che non vediamo il sole, eh? Speriamo che tu abbia lo stesso effetto dell'altra volta, porca puttana. Io ci provo. Dai, siamo quasi arrivati. Sì, qualche minuto ci siamo. Vai. Finalmente da Massimo. Leggermente in ritardo. 32 minuti di ritardo. Avevamo una prenotazione. Adesso vediamo. C'è anche il presepe. Non ci facciamo mancare niente. Il menù natalizio prevede cappelletti, tacchino e panettone. Se li prendi tutti e tre paghi 190.000 e hai un risparmio di 100.000. Tanta roba, eh. Ma tu vorresti? Mangiamo come antipasto prosciutto di Parma con bocconcini. Eccolo qua. E poi come procediamo? E poi le lasagne al forno. Però alla fine penso che prenderò il panettone, anche se io non sono solita mangiarlo, però... Panettone gelato? Penso che cederò. Piccolo spoiler, a Capodanno siamo qua. La sera del 31 veniamo a mangiare qua. Il menù è veramente cafone. Vai. Ma se vuoi te lo leggo. Raccontaci. Massimo Stuzzichini, che è un welcome bite. Un ingresso. Okay. Antipasto di San Silvestro, anche questo. È una scelta di Massimo. Poi continuiamo con i farfalloni gamberoni. Thank you. Thank you. Vai. Farfalloni gamberoni. Farfalloni, pasta in brown, tomato, cream and black pepper sauce. Panna e gamberoni, in poche parole. Sorbetto al dragon fruit. Wow. Poi stracotto di vitello con salsa al pepe, polenta e verdura alla griglia. Trionfo di panettone. E vai. Poi a mezzanotte c'è il calice di bollicine per festeggiare insieme il nuovo anno. Bravo. E poi dopo la mezzanotte, after midnight, lenticchie zampone con bruschetta all'aglio e spaghetti aglio, olio e peperoncino. Bene, molto bene, promosso. Ci siamo presi una camera qua di fianco praticamente. Esatto. Perché dobbiamo fare la notte brava a Sanur. Anche perché di sera magari lì una bottiglia si può aprire. Sì, sì. Però almeno dobbiamo poi fare 90 metri. 90 metri a piedi ce la faremo, dai. Va bene, grazie di questo spoiler. Ragazzi, se volete il video della nostra notte brava da Massimo a Capodanno, voglio 20 commenti e 30 like. Dai, è tutta. Ho bisogno che tu lo ripeta in camera. Devo immortalare questo momento. Allora, siccome stiamo guardando che passano delle pizze da diametro 45 okay. centimetri, che sono tipo delle robe grosse così, guarda, lì c'è una fetta, stanno tirando su una fetta. Ci sta mangiando un tavolo intero. Ario, che giustamente mi deve sempre sfidare, dice quanto mi dai se la mangio tutta? E io gli ho detto che se si mangia tutta la pizza 45 centimetri, gli compro il drone nuovo. Gli compro il drone nuovo. Gli compro il drone nuovo. E tra due giorni andiamo a Singapore. Non puoi cambiare la comanda, mi dispiace. Per la tua felicità e anche per la mia, ovviamente. Vero prosciutto di Parma. Madonna. Te ne lascio due, guarda, io me ne mangio solo ma uno. Ma no, ce ne sono una, due, ce ne sono sei fette. No, intendevo di mozzarellina. Ma facciamone in mezzo, dividiamo sempre share da buoni amici. Va bene, for sharing. È arrivato il vino. Vai all'assaggio. Pino grigio per Chiara. It's okay? It's okay, wow. E comunque hai mezza caraffetta. Io invece ho preso il Syrah.
Eccolo qua. Thank you. Thank you. E adesso buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Voglio mettere un piede in Italia per pochi secondi. Le parolacce, stai volando? Non so se abbiamo fatto bene a prenderlo. Mangiate con noi oggi un pezzo a te, buon Natale, un pezzo a me. Vai, devo farti una considerazione. La baracca è buona, Wood, mi ci trovo bene. Poi Edoardo è bravo, è simpatico, sì. Ci fa sempre nothing. Però bisognerebbe stare a San Ursolo per Massimo, permettimi. E lo stai dicendo con Massimo sullo sfondo. Permettimi, cioè veramente, ragazzi, only San Ur, only Massimo. Sì. Parlami di questa lasagna. Io mi stavo dicendo, strappogando. Cosa ti devo dire, amore? Parmigiano vero, tanto per iniziare. Lasagna che io ho già provato, chi mi segue su Instagram ha già avuto modo di vedere, l'ho ripresa anche a Natale, ma non solo, anche Chiara in quadrature. Anche Chiara l'ha presa. Anche Natale è senza lasagne. Buonissimo. Me la sono strappata. Really good. Wonderful. Top, ragazzi, buonissima. Buonissima. È arrivato il dolce. Chiara, è arrivato il dolce. Abbiamo questa bella pallina di gelato. Ma è la prima volta che assaggiamo il gelato di Massimo, tra l'altro. Tra l'altro. Molto male, perché ragazzi, qua siamo a San Ur. Il gelato di Massimo arriva fino all'entroterra, ovvero Ubud. Eh sì. A 200 metri da dove soggiorniamo, Nagi Kitchen ha il gelato di Massimo. Solo per farvi capire, un'istituzione a Bali. Comunque... panettone fatto in casa, in Italia non lo mangiavamo, ma qui lo dobbiamo provare. Natale d'obbligo. Gelato, fragola, questa, non lo so, marmellatina di fragola, di lampone, e questa cialdetta che fa molto stellato, questo macaron. Bene, godiamoci questo dolce. Vai all'assaggio. Vado all'assaggio, parto io. Ah, c'è anche questa cremina di mango, credo. Sì, c'è una crema sotto. Mango, questo... è un po' di gelato, vai. E granella. Spaziale. No, assaggio. Cioè, non ti ho mai visto mangiare un panettone, assaggio, tra l'altro. Cambio inquadratura. Metti tutto quello che ho messo io, brava. Cremina, quella. Gelato e un po' di... brava. Welcome. Grazie, to Italy. Grazie. Buonissimo. Contentissimo che abbiamo fatto pranzare i ragazzi con noi. Abbiamo passato il Natale insieme, mettiamola così. Sì. Ti riavvicini al caffè? Mi riavvicino al caffè, sì. Un poco di zucchero e la pillola va giù. Sì, dai, oggi ci sta, almeno a Natale, che almeno cavolo. Digerisci. Almeno a Natale. Già tanto che non mi prendo... uno Jägermeister lì. Se lo vuoi. Un amaretto di Saronno. Se vuoi prenditelo. No, per il momento no. Ho già bevuto il vino che basta avanza. Ci siamo più abituati qua, bella. Poi fa caldo, ci sono 30 gradi. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete i video, è tutto gratuito. Commentate, fatemi sapere se siete vivi, se siete morti. Scrivete qualcosa, perché se no non capisco, io continuo a fare, però dico boh, esiste qualcuno. È tornato Massimo, adesso andiamo a pinzare. Ok, finalmente sono qua con Massimo, che vedo la maglietta Forza Lecce, piacere, io sono Mario. Torino, noi siamo di Torino. Io ho quattro cugine a Venaria Reale. A Venaria! Oh, noi di Caselle Torinese, noi siamo di Caselle Torinese, dove c'è l'aeroporto. No, ti volevo fare complimenti perché oggi ci siamo risentiti in Italia. Grazie. Veramente. Sì, bello, siamo stati... di buon Natale. Quanto abbiamo speso secondo te? Abbiamo preso l'antipasto che era costoso, le due lasagne,
vino, caffè dolce, 700.000 rupie. Io dico 646.000 rupie. Ah, quindi stai più basso te a sto giro? Sto più basso. Vediamo. Lì è arrivato il conto. The winner is... Chiara. Ci siamo rovinati oggi. Sì, più o meno, Chiara. Cioè, ho cannato anch'io di 160.000, vuol dire che ho sbagliato i 10 euro. Vabbè, però sei andata più vicino a te che io. 866.000, quindi 1.650.000 sono 100 euro. Noi ne abbiamo spesi 8,60. 50 euro. 50 euro. Quindi a Natale, vino, lasagne, dolce col panettone, il gelato, prosciutto di Parma, bocconcini. A Bali. Acqua. A Bali, 50, 25 euro a testa. Grazie Massimo, è stata un'ottima chiusura direi. Adesso paghiamo e torniamo a casa. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this. Salutiamo Massimo. Ci vediamo il 31. Ci vediamo il 31. Via, torniamo a Ubud. È stata un'esperienza fantastica, vero Cricchi? Molto. C'ho l'Italia in bocca, mi andava proprio di dirlo. Siamo arrivati. Siamo alla fine del video. Buon Natale! Buon Natale! Here we go! All right.